studentesse di Avellino sono state denunciate per violenza privata e getto pericoloso di cose. Le due ragazze di 24 e 26 anni avevano cercato di colpire Matteo Salvini con delle uova che finirono a meno di un metro di distanza dal leader della Lega, che il 5 giugno si trovava nel capoluogo irpino per inaugurare la nuova sede della Lega. Le due ragazze sono state identificate dopo quasi un mese dalla Digos, che ha analizzato i filmati. Nella stessa giornata Salvini andò poi a Napoli, dove nacquero altre polemiche, per aver deposto fiori sul luogo dove morì il poliziotto Pasquale Apicella, un gesto che molti condannarono come sciacallaggio.